io ho fatto il costruttore, quindi avevo bisogno proprio dei soldi delle banche per poter operare, per poter costruire. La banca presta soldi che servono all'impresa per lavorare. È chiaro che questi soldi hanno un prezzo. La banca dovrebbe indicare tutte le componenti di prezzo. Spesso non le indica. Quando non le indica, quelle componenti di prezzo non sono dovute. Sono diverse le strategie messe in campo dalle banche per spremere i correntisti. Abusi, o meglio reati, come quelli subiti da questo imprenditore veneto. Quante cause lei ha fatto? 23 cause ho fatto alle banche. Quindi lei ha portato in causa per ben 23 volte le banche in 15 anni e ha sempre avuto ragione lei, o ha patteggiato, o comunque la gran parte di queste sono sentenze o sono patteggiamenti? No, sentenze, non poche i patteggiamenti. Le banche fanno il massimo della resistenza. Molto spesso ci viene risposto che non è dovuto nulla in restituzione, quindi siamo costretti a far la causa. Il 60-70% di queste controversie poi non vedono un esito con una sentenza, ma vengono definite con delle transazioni. Ecco. Quanti soldi ha recuperato dalle banche? All'ordo 2 milioni di euro. All'ordo. Questi sono i soldi che la banca le aveva sottratto indebitamente. Quindi pensi lei quanti interessi ho pagato io alle banche? Io ho casi di persone che si sono visti pignorare la casa, abbiamo dovuto fare opposizioni e abbiamo avuto sentenze che hanno detto che il debito non c'era su quel conto, che su quel conto c'erano invece dei crediti. E di 2 mesi fa il caso di una società sempre del territorio che aveva un debito con l'Unicredit di 350.000 euro. Sono stati rifatti i conti e il debito non esisteva. La banca è stata condannata tra una cosa e l'altra a restituire 900.000 euro. Una delle pratiche più odiose e subdole è quella dell'anatocismo, cioè l'inclusione di interessi già maturati nel calcolo di nuovi interessi da pagare, che può determinare un aumento esponenziale del debito a carico del correntista. L'anatocismo lo usavano con tutti, era l'usanza questa, non era una cosa, e le banche facevano questo con tutti. Tanto è vero che il Corte Europeo si è messo a ridere e ha detto: siete pazzi alle banche. In Austria sicuramente questo non succede, in Germania neanche, in Francia neanche, succede soltanto qua in Italia. Che tipo di danno all'economia può fare questo? Quando è venuto fuori sul Corriere della Sera nel 2000, il Corriere della Sera nell'articolo diceva che se tutti quanti gli italiani chiedevano l'anatocismo alle banche, le banche avrebbero dovuto pagare 75.000 miliardi di lire. Ecco, quindi pensi lei cos'è che hanno, diciamo, rubato le banche. Non sempre è possibile ricorrere alla giustizia. Le banche infatti tentano di cautelarsi dai contenziosi legali in molti modi. Un consiglio: prima di firmare un mutuo, per esempio, prendete una lente di ingrandimento. Questa lente ci serve per poter controllare quelle piccole clausole contrattuali, che sono davvero piccole e talvolta si ha difficoltà nel leggere, e fondamentali per il contratto, dove incredibilmente l'istituto bancario ne è pienamente a conoscenza, mentre il cliente non sapeva nemmeno che esistesse quella clausola.